Grazie Ivan, buon pomeriggio a tutti. Io chiaramente ho scritto qualcosa perché sennò rischio di andare poi fuori tema. Fare un breve commento a quanto detto Ivan, condivido con lui le linee guida per la formazione, perché senza formazione non c'è sviluppo, perché ormai la professione, anche quella del tributarista, sta scemando per tutta una serie di motivi che vanno a coinvolgere in modo forte lo scenario dei cambiamenti evolutivi del sistema tributario italiano, tra cui l'Agenzia delle Entrate a breve chiederà a tutti di mandare le fatture direttamente a loro, quindi tutta una serie di adempimenti contabili verrà, a mio avviso, a scemare. Pertanto prepariamoci al cambiamento prima che sia troppo tardi, quindi affrontiamo il nostro lavoro in modo diverso, andiamo ad intraprendere anche strade nuove, perché comunque il problema qual è? Che cambia la professione, quindi dobbiamo essere in grado di gestire il cambiamento, e appunto per questo siamo qui oggi a vedere di capire, andando a trattare un argomento che sembra nuovo, ma è vecchissimo, perché ha 5-6 secoli di anzianità per i paesi anglosassoni. Noi l'abbiamo portato in Italia da pochissimo, negli anni 90, e pertanto dobbiamo fare i conti anche con questo nuovo strumento, l'istituto giuridico, che può essere utile a qualche nostro cliente, quindi bisogna saperlo conoscere, saperlo anche condividere col cliente, perché se il cliente viene e ti chiede qualcosa e tu non sei in grado di rispondere, chiaramente andrà da un altro tributarista, da un commercialista o da un consulente in genere, o da un avvocato. Quindi è importante andare a inquadrare bene che cos'è questo trust, no? In inglese vuol dire affidamento. Quindi cosa vuol dire? È un istituto giuridico di grande duttilità, riconosciuto in Italia solamente di ricerca, come ho detto prima, e chiaramente è un tipo di istituto che fa parte del common law, quindi vuol dire sistema anglosassone. Quindi ordinamenti che si basano più su casistica giurisprudenziale che su codificazione prestabilita, al contrario di quello che succede in Italia. Noi siamo un civil law, cioè nel senso che abbiamo tutta una serie di leggi che discendono dalla Costituzione e quindi seguiamo quelle leggi. Invece il diritto anglosassone è un sistema giurisprudenziale, quindi tutto quello che si è stratificato negli anni attraverso il diritto comune. In modo semplice questo vuol dire. Nel trust ci sono delle figure, semplicemente io non voglio togliere, poi chiaramente ho due professori universitari, quindi non voglio rubare, però voglio andare un attimino in campo in cui ci muoviamo, per così almeno do una brevissima, diciamo, impostazione su chi sono i soggetti che intervengono nel trust, no? Quindi di norma le figure sono tre, ma possono essere anche di più, a secondo della giurisdizione o della regola del trust, perché ci sono giurisdizioni diverse, c'è quella, sempre come dicevamo prima, del common law, oppure quella che deriva dalla legge del Lussemburgo, del Liechtenstein, perché anche lì c'è stato un grande sviluppo di questo settore. Quindi abbiamo un primo soggetto che è il disponente, quello che ha i beni e se ne spoglia. Si chiama in inglese settlor, quindi disponente. Poi abbiamo un'altra persona che si chiama trustee, che è il gestore, quindi un soggetto terzo che gestisce i beni di questo disponente. Quindi e questo disponente gestisce i beni per conto di un'altra persona che è il beneficiario. Quindi c'è un soggetto che si chiama disponente, dà a un altro soggetto, trustee, che è il gestore, dei beni che devono essere gestiti per un altro soggetto che è il beneficiario. Quindi questo è fondamentale, perché spesso dicono sì, però ma se io mi spossesso dei beni, poi c'è un terzo che li gestisce, ma li gestisce in modo corretto?
questo è il problema che molti si pongono, no? Nell'ignoranza, anch'io all'inizio, quando non conoscevo questo istituto, dicevo sì, però do il mio appartamento perché poi lo possa gestire e i frutti che vadano poi ai miei figli, ma se questo qua non gestisce bene questo mio appartamento, è possibile che non ci possa tornare indietro, che non ci possano essere dei controlli? Invece ci sono, perché chiaramente abbiamo il protector, quindi un soggetto che viene messo a protezione dell'accordo fatto, quindi del trust. Quindi non è vero che il gestore può fare quello che vuole, ma c'è un altro soggetto che si chiama protector, che non sempre però viene nominato, diciamo, poi il professore Gervasio dirà meglio di me come discorso. Quindi tutto il sistema del trust si basa su questi tre soggetti praticamente, non è che ce ne sono altri, più un quarto che eventualmente può essere chiamato in causa a protezione di tutto l'impianto che è stato costituito. Quali sono i vantaggi del trust? Io vado, corro veloce perché poi soffermeranno loro su alcuni degli argomenti che sto toccando velocemente, no? È un istituto molto flessibile, molto duttile, quindi è un vestito su misura. Quindi quando viene qualcuno e dice voglio fare un trust, dobbiamo capire esattamente che tipo di trust vuole, perché non tutti i trust sono uguali. Quindi bisogna, come fa il sarto, costruire un vestito che sia adeguato a quella persona che è venuta a chiederci il trust. Quindi questo è capire esattamente qual è il desiderato, no? Qual è il, come lo chiamano, la lettera dei desideri, no? In inglese, se non sbaglio, è questo che ragionavo. Quindi è fondamentale conoscere esattamente qual è il desiderata del cliente per poter poi fare un percorso e costruire un trust che sia adeguato. Quali tipi di trust ci possono essere? Li elenco velocemente, non scendo nel dettaglio. Trust di famiglia, no? Cosa vuol dire? Cioè, voglio già predisporre la mia successione, quindi tutti i miei beni li metto in un trust che poi questo gestore andrà a dare i frutti nel momento in cui ancora sono in vita ai soggetti che io ho destinato. Nel momento in cui non ci sarò più, andranno poi ad essere dati i beni ai soggetti beneficiari, quindi tecnicamente è una successione anticipata, con tutti i risvolti di natura fiscale che poi il professor Montani andrà a specificare meglio, perché ci sono state anche delle sentenze ultimamente della Cassazione che ci hanno fatto un po', hanno creato qualche, diciamo, disillusione sul fatto se bisognava tassare o no alcuni beni che andavano all'interno di questo tipo di trust. Poi ci sono i trust di gestione immobiliare, quindi più o meno sulla stessa falsariga di quanto detto prima, i trust societari, i trust di garanzia. Ce ne sono anche ora qualcuno di natura nuova, trust per fare il concordato, no? Ultimamente sta introducendo anche questo tipo di trust, perché molte aziende in crisi utilizzano il trust di garanzia e quindi il trust per fare il concordato al fine di poter mettere in un contenitore tutti i beni dell'azienda e che non ci sia una confusione tra beni dell'azienda e beni personali, e quindi che possano creare problematiche di natura anche successiva di inquinamento dei beni e poi quindi un'azione diciamo, di aggressione del patrimonio anche personale, non solo quello dell'azienda. Quindi è molto, molto utile e molto importante conoscere anche questo tipo di trust. Tocco velocemente il discorso delle imposte, come diciamo oggi incastonato nel sistema fiscale italiano il trust, no? C'è stata, diciamo, nel 2007 la finanziaria che ha introdotto il trust e poi successivamente la circolare che ha praticamente la 48 del 2007, che praticamente ha delineato tutti i vari principi fiscali dell'istituto, quindi non sto a elencarli perché è noioso, bisogna soltanto guardarseli, eccetera eccetera. Poi il trust è come un soggetto giuridico che ha tutti i diritti e doveri di un soggetto giuridico, e pertanto è soggetto all'IRES, è soggetto all'IRAP, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista non cambia nulla.
Il problema vero qual è? È la garanzia che questo istituto possa essere utile al cliente che viene da noi per svolgere quelle attività di cui dicevo prima. Quindi, sinteticamente, il trust deve essere visto anche, come ho detto prima, in un vestito su misura, quindi bisogna andare dal professionista che conosce esattamente come viene fatto un trust e come viene gestito per trovare il vestito giusto che calzi bene alla sua esigenza, alla sua domanda. Quindi questo è molto importante. Quindi non tutti quelli che dicono di sapere di trust sono in grado di poterlo fare, perché ci vuole una conoscenza molto approfondita, perché sennò si rischia di avere poi delle revoche di trust con tutte le problematiche che sono successe, che sentiamo sui giornali, no? Perché a volte dice: ma sì, ha fatto un trust dove aveva messo dentro tutti i beni dell'azienda che stava per fallire per non essere aggredito. È chiaro che se tu vai da un professionista questa cosa non te la fa fare, perché non c'è a rischio anche di un reato di natura penale, che è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte o a quant'altro, tutto quello che viene intorno. Quindi, diciamo, e con questo finisco, è opportuno conoscere bene la materia. Oggi siamo appunto qui per conoscerla meglio, e per questo do la parola all'amico Daniele Gervasio, che ci tratterà in breve anche della parte, diciamo, più approfondita di quanto ho fatto io del trust. Grazie.